Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti per la serie delle 7, signori miei. Prima di partire col video vi ricordo di lasciare like, di commentare e vi ringrazio anticipatamente per il supporto che state dando a questa serie. Speriamo che le cose migliorino, perché nell'episodio precedente abbiamo fatto proprio schifo, ma proprio nel vero senso della parola, signori miei. Abbiamo perso tutte le partite in campionato che abbiamo giocato, 3 su 3 se non sbaglio, più una di coppa che ci ha fatto far uscire fuori anche dalla competizione, dalla prima coppa, che ok, non sono il nostro obiettivo, però quest'anno potremmo iniziare un attimino a muoverci al loro interno. Detto questo, io vi ricordo di seguirmi sui social, ovvero su Facebook e su Instagram. Mi trovate come Maullo941, comunque il link in descrizione. Ok ragazzuoli, allora andiamo a leggere questa prima email. Delle ve l'avevamo venduto, ok. Tonev, mister, anche se non abbiamo vinto, continua a lavorare sodo, Tonev mio. C'è da lavorare. Andiamo a ridosso della prossima partita e siamo al 19 di agosto. Vediamo se arriva anche il messaggio di che abbiamo venduto Diago Corrara al Trapani. Vediamo se arriva il messaggio. No, Bulu vuole giocare. Ambulu mio, che dai, ma che c'è, rompi le scatole, Ambulu mio. Ci penso, l'anno scorso non parlavi, quest'anno stai parlando un po' troppo. La formazione è quella titolare. Non toccherei niente, raga. Io continuo a dare. No, vabbè, dai. Facciamo giocare un blu. Dai, Hamilton è inguardabile. Hamilton è veramente inguardabile. Porca miseria. Porca miseria. Hamilton è veramente inguardabile. Va bene. Dai così, dai così, dai così, dai così, dai così. Non demordiamo. E andiamo in campo contro il Tranmere. Il Tranmere, signori miei. Riusciremo a portare la prima vittoria in campionato? Ci riusciremo, signori miei. 3, 2, 1. Bah, sconfitta all'87esimo, non ci posso credere, raga. Sconfitta all'87esimo è pesante. È pesante, signori miei. Va bene, e va bene. 1-0, 1-0 in casa, 1-0 in casa. Pesante forte. E va bene, dai. Dobbiamo continuare a crederci, raga. Bulu, Bulu, mi ringrazia, mi ha fatto schifo, Bulu. Oh. Bulu mio. Continua a lavorare solo per migliorare, Bulu mio. Ma se, vabbè, no, non parlo, non parlo, raga. Prossima partita di campionato. Siamo a 4 partite giocate, 0 punti. Siamo ultimi in classifica con il Bradford e il Doncaster, praticamente. Ottimo. Craston vuole giocare. Craston vuole giocare. Va bene, ci penserò. Facciamo giocare Craston, raga, perché sennò mi si arrabbia e poi non va bene. Tra l'altro anche la squadra stanca, quindi facciamo dei cambi. Facciamo giocare Morris, facciamo giocare sulla destra, non ce l'ho. Raid, facciamo giocare Lewis, stanco, gioca Diago Corrara, sperando che se ne vada il più presto possibile. Nicholson non può giocare, Mitchell fuori per Craston, Bulu gioca lui e va bene, andiamo in campo così, andiamo in campo così, raga. Vediamo se riusciamo a trovare il primo punto in questa stagione per staccarci dalla zona retrocessione, raga. Il Rockdale viene dal pareggio contro l'Accrington. Che ci famo noi? Ci pareggiamo. Oh! Primo punto in League One per i nostri gamberetti, signori miei. L'ha pareggiata Wilding al 53esimo. Bella così. Primo punto, signori miei. Primo punto. Buono, 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 buono. Stacchiamo un attimo le ultime posizioni. Va bene, dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Stacchiamo le ultime posizioni. Continua a lavorare sotto. Un punticino, raga. Un punticino. Buono, buono, buono. Dai così, dai così. Continuiamo a lavorare. Allenamenti che non sono andati benissimo. Hamilton non ha voglia di allenarsi. Questa cosa non va per niente bene. Però va bene Hamilton. Mi arriva l'offerta di Diago Corrara. Lo vendiamo Diago Corrara, raga. Offerta per il trasferimento di Christian Bulu. Christian Bulu, il nostro difensore centrale. E chi ci andiamo a mettere lì, raga? No, Bulu non lo posso vendere, raga. Per ora no, per ora no, per ora no. Bulu non lo possiamo vendere. Hamilton non è ancora pronto, raga. Hamilton ancora non è pronto. E in Bulu non lo possiamo vendere. Andiamo avanti. Con il Oh, Diago Corrara venduto. Perfetto, è la notizia che volevo, signori miei. Diago Corrara venduto. Quindi andiamo un attimino qui in ufficio. Quando ci hanno dato 185. Perfetto. Allora, andiamoci a prendere i due giovani. I due giovani, ovvero Cacciadei lo portiamo in prima squadra. Proviamo in prima squadra. E Alessandro Mariani lo portiamo anche lui in prima squadra.
Bisogna lavorarci, raga, bisogna lavorarci. Abbiamo fatto un buon lavoro, non so che problemi abbia. Abbiamo un bel po' di budget, quindi io direi che possiamo anche andarci a prendere un osservatore serio, signori miei. Un osservatore serio. Andiamo a leggere qua. Buon lavoro, sì, per il settore giovanile, bla 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 bla. Andiamo avanti, che siamo pronti per la prossima partita contro il... Chi è la squadra quella lì? Lo riconosco, il Bradford. Sembrerebbe il Bradford City, raga. Contro il Bradford dovremmo vincere per forza. Cioè, contro il Bradford voglio una vittoria per forza, raga. Cioè, non si discute. È l'ultimo in classifica. Se non stacchiamo loro adesso, non abbiamo proprio nessuna speranza di staccare nessun altro. Dai, dai. Allora, giocatori impegnati con le nazionali. Lewis e Raja. Ok, offerta per il trasferimento per Alexander Tonev. No, Tonev non si muove, raga. Tonev non si muove, mi dispiace. Abbiamo scelto di tenercelo e ce lo teniamo. Tonev, chi è la che vuole parlare con noi? Old. Il prossimo incontro è fondamentale. È Old mia, appunto perché è fondamentale tu non vedrai il campo. Cioè, non si discute, appunto perché è fondamentale tu non vedrai il campo. Allora, io direi fiducia a Morris là davanti. Lewis e Wilding fuori per Raid. Tone va bene, Craston fuori per Mitchell, Raja, Mbulu, Sutton, McKinley, va bene. Sistemiamo un attimino qui la zona della difesa, raga. Allora, Stockham è più forte. Casadei e Mariani, Hamilton. Allora, Hamilton io me lo porterei in panchina. Al posto di Slow. E lo mettiamo qui. Allora, questo lo mettiamo qui. Qui ci sono troppi, Nicholson va bene, dammi un altro centrale. Chi è l'altro centrale che ci siamo comprati? Mariani, dai. Dai ragazzi, vedo i giovani che cresceranno, vedo i giovani che cresceranno. Forse non sarà questa la stagione della promozione, raga, ma la prossima ce ne andremo direttamente in Championship. Dai contro il Bradford. Dobbiamo vincere, raga, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Vengono da una sconfitta contro l'Accrington. Noi che ci famo? Ci vinciamo! E dai, è così, Tonev! Stockholm e Nicholas sono entrati per Morris e Raid. Primi 3 punti per i nostri gamberetti. Primi 3 punti per i nostri gamberetti. Dai così. Dai così. C'è speranza, ragazzi. C'è speranza. Dai così. Dai così. Bello così, bello così. Allora, 3 mail. Facciamo gli allenamenti. Famo gli sti allenamenti. Allora io direi che per ora Raid è salito a 65, Hamilton a 56. Dai così, Raid a centrocampo sta diventando. È il miglior centrocampista che abbiamo, raga. Raid è il miglior centrocampista che abbiamo, non si scherza. Non si scherza. Ok, 3 mail in ufficio. Giocatori impegnati. Alexander, offerta per all'acquisto di Angus Hamilton. Non se ne parla proprio, signori miei. Voi ci vedete lungo? Voi ci volete lungo, ma va nel prestito. Ci volete lungo, ma ce lo teniamo noi, Hamilton, raga. Hamilton deve diventare il mio capitano della difesa. Old, mister, non era l'avversario giusto. Mi dispiace, Old. Non era la situazione che potevi affrontare tu. Concludiamo questo mercato, raga. Concludiamo il mercato. Dopodiché chiudiamo qui l'episodio. Tanto io non devo comprare nessuno. Oh, giocatori impegnati, me l'hai detto che c'era impegnato con la nazionale. Concludiamo il mercato, raga. Così dal prossimo video partiamo dal 1° di settembre, belli carichi, cercando di portarci a casa vari punti per guadagnarci la salvezza. Dave Johnson. Se il nostro The Rock se ne andasse in prestito, sarebbe tantissima roba. Vai, The Rock. Vai, The Rockino mio. Dai, vai a fare esperienza in prestito all'estero. Dai, dai, The Rock. Non restarci sul groppone, non vedrai il campo, The Rock. Il campo non lo vedi, The Rock mio. Accetta questo prestito. Dai, The Rock, 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 dai, un'offerta, una mail. Che sta successo? Oh, The Rock è andato in prestito al Castellammare, altro giocatore che è andato in Italia. Dopo Diagur al Trapani, anche il nostro The Rock è andato al Castellammare. Che sarebbe forse la Juve Stabia, il Castellammare, non lo so, non mi ricordo. Però buono così, buono così. Ora abbiamo una signora rosa, raga. Abbiamo i ruoli sfoltiti nei posti giusti. Abbiamo i giocatori nei posti giusti. Abbiamo i giovani che devono crescere. Aaron Wilding. Wilding. No, abbiamo venduto già Diakoura là. No, no, no. Wilding non si muove. Wilding per ora non si muove. Fin quando Mariani non mi diventa un centrocampista con due attributi così, non vendiamo nessun altro, raga. Ok,
Ok, perfetto. Detto questo, ragazzoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo aggiornamento. Bella raga, ciao!